Bene, amici di newsgeek.it, a distanza di un mese dall'ultima videoprova, eccoci qui con una nuova recensione per voi oggi. NGM ci ha mandato questo nuovo Explorer, smartphone particolare, già è possibile vederlo dalla confezione. Il telefono è resistente all'acqua e alla polvere. Abbiamo la certificazione IP68. Dal design è possibile notarlo ancora meglio. Andiamo a vedere la confezione, cosa ci viene dato da NGM. Abbiamo il manuale di istruzioni che ci spiega tutte le funzioni del telefono. Il certificato di garanzia è una piccola guida che ci spiega alcune cose. Poi troviamo il cavo dati USB micro USB condiviso ovviamente con il caricabatterie, ovviamente con uscita USB, e gli auricolari di ottima fattura in ear, si sentono veramente bene. Infine troviamo questo accessorio che serve per aprire le viti della back cover del telefono, ovviamente ciò è dovuto per tenere il telefono protetto dalle immersioni in acqua. Non troviamo nulla più nella confezione, non apro la back cover perché perderemo un po' di tempo, ma vi dico che togliendo la batteria da 1780 mAh al litio, di cui l'autonomia è davvero ottima, un giorno e mezzo di utilizzo sono riuscito a fare io addirittura. Sotto la batteria troviamo qui sotto la SIM 1, lo slot per la SIM 1 che supporta sia il GSM che l'UMTS a due bande. Mentre sulla SIM 2 posta qui sopra troviamo poi il secondo slot per la SIM che supporta solamente GSM a 4 bande, anzi a 3 bande, scusate. Accendiamo il telefono, intanto vi faccio fare anche il tour hardware. Sulla parte sinistra troviamo tasto di accensione e sblocco del telefono. Questo tasto funzione che permette di impostare una scorciatoia per delle applicazioni o delle utility, io ad esempio ho impostato la torcia. Parte destra che troviamo il bilanciere per il volume, sotto non troviamo niente, qui il microfono sulla parte anteriore. Superiormente troviamo il jack, scusate, per la micro USB che funziona da archivio di massa e il jack standard audio da 3,5 mm. Ovviamente sono ben protetti perché il telefono deve resistere alle immersioni in acqua. Scusate, metto il codice PIN. Dicevo, telefono quindi resistente all'acqua, dimensioni 126x65x8,2 mm di spessore, 212 grammi di peso, devo dire abbastanza pesante. Sinceramente è il primo contro che ho trovato al primo giorno di utilizzo, il peso è davvero scomodo, ma tutto sommato il telefono è ergonomico, anche se i materiali sono davvero ottimi. Plastica davvero fatta bene e questa cornice in alluminio spazzolato che lo rende più resistente. Il display da 3,5 pollici TFT con risoluzione da 320x480 pixel. Sinceramente mi aspettavo una risoluzione maggiore, ma vabbè, stiamo parlando di un telefono medio-basso di gamma. È protetto da un vetro minerale antigraffio prodotto da Gorilla Glass. Ovviamente qua troviamo i quattro tasti classici di Android e la fotocamera anteriore che supporta videochiamate classiche. Il launcher è personalizzato da NGM, andiamo a vedere le impostazioni del sistema operativo. È la versione 2.3.6, quindi abbiamo ancora Gingerbread a bordo. Abbiamo il sensore di luminosità di prossimità e come vedete il LED di stato che si può impostare di vari colori in base alla notifica dell'applicazione. Memoria da 512 MB all'interno, però NGM in dotazione ci fornisce una micro SD da 8 GB che non vi ho detto che si trova qui dentro sotto la batteria.
abbiamo 512 MB di memoria RAM. Il processore è un MT6573T da ARM Cortex A11 a 800 MHz, che nonostante ciò fa girare bene il telefono. Io non ho avuto solo qualche piccolo impuntamento, ma per il resto nessun problema. Partiamo con la parte telefonica, dunque dual SIM. Vi faccio vedere la gestione delle SIM, come viene effettuata sul telefono. Abbiamo i due operatori, in questo caso io ho messo una H3G e una Wind. Possiamo impostare la SIM predefinita per la chiamata vocale, oppure possiamo dirgli scegli sempre. Poi abbiamo anche la connessione dati, in cui si può anche scegliere, e possiamo disattivare i dati sotto rete quando si va in roaming. Display, ovviamente la luminosità si può modificare, noi la teniamo bassa perché sennò ci va in contrasto con la fotocamera. Partiamo con la parte dunque telefonica, chiamiamo il 139. Benvenuto nel servizio informazione abbonati 3 cerca per te. Informazione gratuita. Il costo della chiamata voce è di 90. Bene, come potete sentire, l'audio del viva voce non è molto alto, quindi ve lo sconsiglio in auto di usare il viva voce. Per quanto riguarda quello della capsula interna, si sente veramente bene. Vi faccio vedere la rubrica come è impostata, la classica di Android. Le chiamate si sentono perfettamente bene anche con il GSM, noi non abbiamo avuto particolari problemi e ci sentono bene, ci sentono. Detto ciò, parliamo di parte messaggistica, andiamo a comporre dunque un messaggio da qui dal menu. Andiamo su messaggi, sempre se riesco a trovarlo, eccolo qua. Andiamo a scrivere un messaggio. Allora, la tastiera io ho impostato quella di Android prefinita, ma possiamo impostare anche la Swift Key per NGM, che viene fornita di serie, ma per un uso per mie comodità uso quella di Android. La tastiera funziona veramente bene, abbiamo anche il correttore ortografico. Come potete vedere, la velocità di digitazione è veramente buona. Ma restando in tema di messaggistica, andiamo ad aprire le mail che vengono lette bene. Purtroppo ho trovato un piccolo bug sul client mail, non fa fare il ping out, dobbiamo sempre scrollare per tutta la mail. Quindi una cosa abbastanza scomoda. Tutto sommato però non ho trovato problemi. Vi parlo adesso di parte browser web. Andiamo sul nostro sito newsgeek.it, che vi invito a visitare per tutte le news. Il telefono è wifi BG, abbiamo i wifi direct e l'hotspot. Per quanto riguarda la connessione dati è HSDPA 7,2 megabit per secondo, mentre HSUPA a 5,76. Eccolo qua, si è caricata la pagina, sta per finire. Come vedete il pinch to zoom non è molto fluido, ovviamente ricordiamo che è un processore da 800 MHz, quindi un single core che cerca di fare egregiamente il suo lavoro. La pagina finita di caricare, ma come vedete la navigazione web non è abbastanza
abbastanza fluida. Abbiamo il doppio tap. Proviamo ad andare adesso su un sito magari più pesante come la Repubblica. Ok. Entriamo sul sito. Ovviamente siamo sotto copertura wifi per essere più equi nelle prove rispetto agli altri telefoni. Ovviamente non abbiamo il desktop mode, ma noi lo richiediamo dal sito stesso. Attendiamo che carica la pagina. Ok, si è caricata. Sta per finire, ma come vedete il processore da 800 MHz non riesce a stare a passo con la nostra velocità di zoom. Però in questi giorni di utilizzo non ho trovato particolari problemi. Dunque una parte browser web abbastanza mediocre, ma ricordo che secondo me è soprattutto per l'hardware abbastanza vecchiotto e è scarso. Dopo la parte web andiamo a parlare di parte fotocamera, parte multimediale quindi, fotocamera da 5 megapixel con flash LED, devo dire fa delle foto bruttissime. Io mi aspettavo qualcosa in più da una 5 megapixel, stranamente però le macro vengono davvero bene rispetto alle foto normali. Abbiamo l'autofocus e ovviamente il flash LED. Qui vi faccio vedere le impostazioni che possiamo impostare. Ovviamente la risoluzione e la qualità dell'immagine. Ma andiamo a scattare una foto. Messo a fuoco, scatto. Ovviamente è intervenuto il flash perché non l'abbiamo messo in automatico. Come vi dicevo, le foto non vengono veramente bene. Questi sono alcuni scatti che ho fatto in questi giorni. Vedete? Nonostante ci sia molta luce, le immagini sgranano di parecchio appena le zoomo di un po'. Però le macro vengono, come vi dicevo prima, decisamente ottime. Guardate la foglia con le gocce come è venuta davvero bene. Mi sembra un po' strana questa cosa, non capisco perché la fotocamera sia così. Vedete? La qualità è veramente pessima nelle foto panoramiche. Vi volevo fare vedere un'altra macro che è venuta particolarmente bene. Questa qua del fiore. Stranamente le macro vengono davvero ottime. Volevo far vedere questa del fiore come è venuta bene macro. Per quanto riguarda i video vengono registrati a 720x480 pixel. Abbiamo caricato il demo sul canale YouTube che vi invito anche a visitare. Eccolo qua. Devo dire che l'audio risulta essere un po' scatolato, ma la qualità sembra essere nella norma. Abbiamo anche il fuoco continuo. Purtroppo non legge video a 720p né a 1080p, solo video VGA. Apriamo adesso il brano di test. Parlando di parte musicale, mettiamo il volume al massimo. Abbiamo la possibilità di creare, usarla come suoneria, creare una playlist o possibilità anche di equalizzare l'audio, quindi una funzione veramente ottima. Bene, parte musicale che risulta essere davvero buona. Adesso vi voglio parlare delle altre impostazioni che implementa NGM, altre applicazioni
calendario che funziona veramente bene, si sincronizza perfettamente con il vostro calendario di Google o altri calendari di Facebook. Troviamo un file manager dove è possibile gestire tutti i file presenti sulla micro SD. Poi troviamo il navigatore di Map Offline offerto da NGM, di cui non sono praticamente, non mi piace molto. Ovviamente abbiamo la possibilità di creare anche delle note. Abbiamo poi questa simpatica applicazione che ci conta i passi, quanti passi facciamo al minuto, i calorie bruciate e i chilogrammi. E poi troviamo la torcia che è veramente utile, si attiva il flash, e quella OSS che lampeggia il flash. Poi troviamo anche questa applicazione Wi-Fi P2P, che sarebbe il Wi-Fi Direct, ma lui lo chiama come P2P, radio FM con RDS che funziona ottimamente, e il registratore anche di suoni. Il navigatore satellitare di Google funziona come al solito bene. Vi volevo fare vedere anche la bussola, com'è veramente simpatica, e devo dire che funziona veramente bene. In questi giorni ho viaggiato per un paese più alto rispetto a dove mi trovo, e devo dire che l'altimetro funziona realmente bene, anche la pressione atmosferica. Quindi un telefono fatto, dal punto di vista di queste applicazioni, fatto veramente bene. Abbiamo ovviamente, come dicevo, la certificazione IP. Faremo un focus approfondito e vi dimostreremo come sia impermeabile all'acqua. Che cosa dire di questo NGM? Devo dire che esteticamente, vabbè, lasciamo stare l'estetica, perché ovviamente è un telefono che ha delle caratteristiche particolari. Una cosa che mi ha deluso è veramente il peso e la risoluzione del display, che secondo me poteva essere almeno un pochettino maggiore. Tutto sommato il telefono funziona veramente bene, non ho trovato particolari problemi, anche nelle chiamate davvero ottimo. Per questa recensione è tutto. Per newsgeek.it, Giuseppe Castorina.